Un'opera imponente e importante, quella che vedete alle nostre spalle, che con molta probabilità risolverà il problema degli allagamenti nell'area di Pagani, Sant'Egidio del Montalbino. È un'opera che è stata realizzata e che è quasi in fase alle battute conclusive dal consorzio di bonifica dell'Agro Nocerino Sarnese. Ne parliamo dunque proprio con gli addetti ai lavori. Innanzitutto saluto il commissario straordinario del consorzio, l'avvocato D'Angelo, che ci ospita qui, e l'ingegnere Daniele. Un'opera importante di cui la collettività, la comunità aveva bisogno, soprattutto alla luce degli enormi disagi che si verificano, fino ad ora sono soltanto disagi fortunatamente, nella zona bassa, quindi nell'area di Pagani e Sant'Egidio del Montalbino. Un'opera che è stata finanziata con fondi CIPE ed è un'opera della Regione Campania. Sì, un'opera finanziaria fondi CIPE affidati alla Regione Campania, ma progettata e realizzata dal Consorzio di Bonifica Sarno Nocera. Quindi mi va di ribadirlo, è un'opera fondamentale. Cioè, per la salvaguardia, come potete vedere dalle immagini televisive, dalle inquadrature, della città di Pagani. Quindi l'abitato avrà un'opera che servirà a salvaguardare dagli allagamenti e possibili smottamenti, eccetera, l'abitato e la popolazione civile. È un'opera che è stata ideata, poi lo chiederemo meglio anche all'ingegnere Daniele, pensata diversi anni fa, solo oggi vede la luce. Questo perché, avvocato? È un'opera che ha subito dei rallentamenti tecnici, burocratici, sia per quanto riguarda sia in Regione, poi successivamente sono stati fatti ricorsi al TAR, eccetera, vinti ovviamente dall'impresa aggiudicatrice e dal consorzio, dopodiché, saltate tutte queste pratiche burocratiche, siamo riusciti in modo celere come consorzio poi ad approntare il cantiere e a farlo partire. Infatti l'impresa è già abbondantemente avanti al cronoprogramma stabilito dai tecnici del consorzio. Questo per far sì che l'opera sia realizzata il prima possibile. Infatti l'escavo è stato fatto prima che si approssimasse l'inverno. È un'opera che impatto di cemento è basso, cioè vale a dire intorno agli argini, come possiamo vedere, dove stanno lavorando le macchine, saranno poi piantumate piante. È fatta un'opera di architettura ambientale, da rendere minimo l'impatto del cemento. Quindi anche questo è fondamentale, è stato, come si vede, un'opera moderna che si integra poi nel territorio e nei colli che sono qui attorno. Per rimanere un po' anche al tema che abbiamo trattato anche la scorsa settimana quando siamo stati a Sarno, una volta realizzata questa vasca sarà manutenuta dal consorzio? Certo, certamente, sarà manutenuta e gestita direttamente dal consorzio. Quindi questo garantirà agli abitanti di Pagani che non sia affidata a un ente terzo che potrà gestire da lontano, ma sarà manutenuta e quindi sorvegliata dai tecnici del consorzio. Beh, sicuramente un motivo di vanto, ingegnere Daniele, ci ha lavorato, direttore dei lavori qui, un'opera che è maestosa e che, io dicevo, risolverà il problema definitivamente degli allagamenti. Sicuramente, diciamo che questa nasce negli anni 80, il progetto di qui, perché negli anni 80, a seguito del terremoto, la vasca Pignataro, che era preesistente, che è ubicata a valle dell'autostrada Salerno-Napoli, venne utilizzata al comune di Pagani per l'insediamento dei prefabbricati per ospitare i terremotati. E dopodiché questa vasca non è stata mai più restituita alla sua funzione originaria, che era una vasca di circa 3 ettari, ma è stata poi trasformata in piazza e ospita il mercato comunale di Pagani. Forse oggi non avrebbe più neanche una sua funzione, considerato che l'abitato è un po' arretrato verso... Oggi perché è così, in una zona completamente urbanizzata, e quindi una vasca lì dentro è un po' difficile da accettare, quindi dagli anni 90 in poi si è cominciato a studiare le soluzioni alternative per risolvere il problema del grosso pericolo che incombe sull'abitato di Pagani, perché ovviamente il corso del canale Pignataro, del torrente Pignataro che viene dalle montagne, non ha nessun recapito, ma arriva e spaglia lungo la strada, la strada che collega poi Pagani con Sant'Egidio e Pagani poi con Nocera. Qui è stata realizzata questa vasca. È stata progettata e poi è stata progettata, rientra in entrambi, nei due comuni, tra Pagani e Sant'Egidio, E quindi ci sono voluti moltissimi anni per portare a termine questo progetto, finché poi, grazie anche all'aiuto dell'autorità di bacino, questo progetto è stato inserito, nella delibera CIP di cui parlava il commissario, e quindi finanziato a un altro intervento che salvaguarda il comune di Sant'Egidio Montalbino dal rischio idrogeologico di colate e detriti.
Madrid, che insomma che è anche quello in corso di esecuzione, diciamo un altro cantiere che fa parte dello stesso finanziamento. Finanziamento anche questo cospicuo da parte del CIPE. Sì, diciamo il finanziamento complessivo, l'importo complessivo di oltre 5 milioni e mezzo di euro, insomma, quindi diciamo di cui 3 milioni e mezzo sono qui in questa vasca, insomma. Ideata, progettata da voi e progettata dal consorzio, da ex consorzio, dall'ingegnere Carloni e da me, insomma, e quindi è portata avanti, appaltata dal consorzio, insomma, e quindi la direzione lavori anche del consorzio. Ma qui ci sarà un vostro presidio, poi una volta ultimata come funziona? Sarà sotto il monitoraggio del consorzio? Sicuramente, questa è una delle 24 vasche di assorbimento del consorzio, che sono di competenza del consorzio perché sono vasche pedemontane in cui il corso d'acqua, diciamo, convoglia le acque all'interno della vasca e poi grazie alla capacità assorbente del suolo vengono assorbite, diciamo, disperse in sottosuolo. Quindi questa rientra nella rete, rientra finalmente nella rete, diciamo, delle vasche di nostra competenza. Beh, intanto ci siamo spostati un po' più avanti per riprendere tutta l'area che è interessata da questa vasca, che comunque verrà denominata Vasca Pignataro, comunque anche essendo un po' più a monte. Sì, sicuramente Vasca Pignataro, nuova Vasca Pignataro. Ingegnere Carloni, anche lei ha partecipato alla progettazione di questa vasca, un'opera che ha impatto ambientale comunque ridotto. Sì, infatti è una vasca che viene realizzata a mezza costa, questo significa che un 50% a monte è sbancato, mentre un altro 50% è in rilevato, quindi è tutto con movimenti terra. Però questo non deve far preoccupare le abitazioni che si trovano immediatamente a valle, gli utenti dell'autostrada Salerno-Napoli, perché l'argine in terra che voi vedete lì è diaframmato da una paratia in calcestruzzo di 60 cm di spessore e profonda 12 metri, che ha la funzione sia statica sia idraulica di contenimento delle acque. Quindi è un'opera, diciamo, in calcestruzzo armato sicura, però mascherata dai movimenti terra. Quindi poi tutte le arginature, come voi potete vedere anche la scarpata qui a monte, verranno sistemate con l'ingegneria naturalistica. Quindi ci saranno messe viminate, biostuoie con idrosemina e così via. E il fondo vasca sarà reso permeabile con delle trincee disperdenti che assorbiranno l'acqua che verrà convogliata attraverso il canale immissario e disperderanno queste acque nel sottosuolo che andranno a rimbinguare le falde del sottosuolo, appunto. Le acque ovviamente non sono inquinate perché vengono dalla montagna, sono acque molto pulite. È un invaso che accumulerà 20.000 metri cubi di acqua e potrebbe rappresentare un'alternativa alle vasche di laminazione proposte nel grande progetto del fiume Sarno, perché facendo più invasi di questo tipo, pedemontani, collinari, potremmo accumulare le stesse volumetrie di acqua previste nel grande progetto. Con quale vantaggio? Che mentre le vasche di laminazione in pianura sottrarrebbero superficie ai terreni fertili, all'agricoltura, e avrebbero poi al loro interno acque inquinate, quindi i costi di manutenzione sarebbero più elevati, invece facendo tanti piccoli invasi pedemontani come questo qui, avremmo il vantaggio di accumulare acque che altrimenti andrebbero a finire a Scafati, a Castellammare e così via. E nello stesso tempo avremmo il vantaggio di non avere costi di manutenzione per smaltire poi terreni inquinati, come lo avremmo invece nel caso delle vasche di laminazione in pianura. Questa potrebbe essere un'idea. Beh, questo del Vallone Pignataro è una grande opera, è un cantiere, e noi raggiungiamo anche una postazione ovviamente mobile, ci sono gli ingegneri Attianese e Amendola che sono al lavoro. Abbiamo detto di un'opera, ingegnere Attianese, che ha impatto innanzitutto ambientale proprio ridotto, e voi siete tutti i giorni qui. Quale funzione avete innanzitutto? Sì, noi svolgiamo un lavoro di controllo sui lavori effettuati dalla ditta, dalla RCM, e praticamente noi andiamo a verificare che sia tutto conforme al progetto e ci occupiamo anche della presa dei provini in acciaio e in calcestruzzo, dei cubetti in calcestruzzo, per poi fare le prove dei materiali utilizzati, tutto per far sì che l'opera, oltre alla sicurezza
che ha con il progetto anche i materiali utilizzati siano conformi per tutte le regole. Opere che comunque non destano alcun tipo di preoccupazione sia per i materiali utilizzati ma anche per l'opera completamente finita che verrà poi piantumata, sarà impatto ambientale zero, lo abbiamo detto, ma probabilmente poi ne parleremo anche con i referenti del consorzio, con la possibilità di poterla fruire anche da parte dei cittadini. Sì, infatti quest'opera, cioè quest'intera vasca verrà circondata da un piano di coronamento in cui potrebbe anche essere utilizzato dai stessi cittadini per anche una pista ciclabile, uno spazio aperto dove poter anche correre, diciamo un'area aperta e poi quasi anche una bella visuale sul, verso il Vesuvio. Un posto da riscoprire sicuramente, anche perché alle spalle a ridosso c'è un bell'agrumeto e credo che anche l'ambiente, l'aria da respirare sia particolarmente salubre. Sì, qui... Voi siete qui da maggio? Sì, da maggio che stiamo presidiando, facendo questi controlli quotidiani, giornalieri, e controlliamo quindi i lavori effettuati dall'azienda che siano conformi col progetto, e effettuiamo le verifiche, come ha detto la collega, sul prelievo di cubetti di calcestruzzo e l'acciaio che viene utilizzato in conformità con le norme vigenti, quindi prelievi giornalieri. Per conto del consorzio di bonifica? Sì. Consorzio di bonifica. Diciamo che si potrebbe riuscire ad avere, cioè si riuscirà con l'intesa futura con il comune di avere anche un'area per il cittadino, quindi avrà due funzioni, una della sicurezza e una per un po' di verde nel vicino alle nostre città, che quello manca sempre. E quindi un'opera a ridosso del centro abitato. Prima di chiudere con il commissario D'Angelo, volevo ritornare all'ingegnere Daniele. Opere come queste sarebbero auspicabili anche in altre zone dove esistono problemi di questa tipologia, e parliamo un po' di tutta la Valle del Sarno, che comunque è circondata da zone montane e necessita di arginare il problema delle esondazioni, che questo anche in intorno al fiume Sarno, così come raccontava l'ingegnere Calò poco fa, potrebbe anche immaginarsi una sorta di realizzazione di opere simili per mitigare il rischio del fiume Sarno. Certamente, se si incrementano queste vasche pedemontane, diciamo, lungo tutti quanti i corsi d'acqua di principale torrentizia, la torrentizia, si diminuisce l'apporto idrico alla rete principale, quindi al fiume Sarno, alla Solofrana e alla Cavaiola, e quindi di conseguenza si può diminuire il numero di vasche di laminazione che andranno realizzate. Molto probabilmente non si potrà proprio farne a meno di vasche di laminazione, però inserendo opportune vasche di assorbimento pedemontane che sfruttano la capacità assorbente del nostro suolo costituito dal banco di lapillo vesuviano, che è una caratteristica unica, diciamo, in Italia, molto probabilmente riusciremo a ridurre considerevolmente il numero delle vasche di laminazione, che poi spaventano tanto così la cittadinanza, insomma, in realtà poi in effetti non sono niente di straordinario, insomma. Tutto questo con un problema inquinamento che è estremamente ridotto, perché quando parliamo di zone a monte immaginiamo che non ci sia inquinamento laddove non ci sono abitazioni, non ci sono aziende, non c'è chi inquina. Sicuramente le vasche di assorbimento pedemontane, essendo chiaramente alla base dei versanti, diciamo hanno a monte un bacino che è praticamente vergine, ci sono pochissimi insediamenti abitativi, pochissime, diciamo, attività, anzi nessuna attività industriale, ovviamente, perché siamo in zone acclivi, e quindi le acque che arrivano nelle vasche sono sicuramente di ottima qualità, insomma, anzi, e che vanno poi a rimbinguare la falda, diciamo, freatica nel sottosuolo, insomma. Quindi è un vantaggio, è un duplice vantaggio nella realizzazione di queste vasche. Poi in effetti avevano iniziato a realizzare i Borboni, che gli ingegneri idraulici erano dei maestri, insomma, sono sempre stati dei maestri, insomma. E sono opere che voi tra l'altro avevate proposto anche negli anni, non siamo né alla prima né all'ultima probabilmente, anche in alternativa alla realizzazione del grande progetto Sarno, questo delle vasche che sono tanto contestate da chi vive e ha delle preoccupazioni giustamente per le sostanze inquinanti che potrebbero andare a essere accumulate lì dentro. Certamente, diciamo che in effetti la preoccupazione della cittadinanza rispetto agli inquinanti che vanno a finire nelle vasche di laminazione, diciamo, è relativa, perché oggi purtroppo, come ben sappiamo, ad ogni evento meteorico leggermente più che intenso si verifica la rottura della Solofrana, dell'avvio comune, però non sappiamo dove si va a verificare, quindi si crea comunque un problema di inquinamento di zone che potremmo dire
dire, senza nessuna a caso, che non sapremo dove si va a verificare il prodotto, dove si romperà la prossima volta l'alveo, cioè l'argine dell'alveo comunicino, della Solofrano o del fiume San. Nelle vasche di laminazione almeno conterremmo, andremo a confinare questi, diciamo, gli allagamenti in delle zone ben specifiche. Ma noi ci auguriamo che venga affrontato il problema della depurazione, e quindi queste acque prima o poi dovranno diventare acque pulite anche nel fiume San. Dovremmo restituire un po' di dignità a questa terra e al fiume San. Io penso di sì, e quindi credo che si dovrà comunque portare avanti anche parallelamente al sistema, al risanamento idraulico idrogeologico di quest'area, anche il risanamento igienico ambientale, perché poi in effetti se mettiamo a posto, diciamo, l'area dal punto di vista idraulico idrogeologico, insomma, non è una bella, diciamo, soddisfazione sapere che moriremo di sostanze di inquinamento, comunque moriamo allagati oppure avvelenati dalle sostanze che vengono scaricate nella nostra rete, insomma. Ecco, diciamo che potrebbe essere un'alternativa al grande progetto Sarno, questo della realizzazione di vasche come queste. Come diceva l'ingegnere Daniele, forse solo le vasche pedemontane non basterebbero, quindi la soluzione come sempre sta giusto a metà, quindi semmai ridurre il numero di vasche di laminazione previste nel grande progetto Sarno e fare semmai solo quella a Corvica Sarzano, dove la Solofrana si biforca a Monte di Nocera, perché quelle sono aree che comunque verrebbero inondate in ogni caso, quindi quella è una zona già destinata a essere allagata. E contemporaneamente intensificare la programmazione di vasche pedemontane come quella che appunto abbiamo descritto poco fa. Quindi invasi capaci di contenere 20-30 mila metri cubi, che moltiplicati per 30, 40, 50 vasche potremmo raggiungere anche invasi di 1 milione di metri cubi, cioè piccoli invasi, però che sommati danno una possibilità di invasare poi alla fine 1 milione di metri cubi che sottrarremmo alle aste principali e quindi agli allagamenti, e nel contempo avremmo il vantaggio di non avere acque inquinate all'interno di questi invasi, per cui avremmo anche dei luoghi, diciamo, fruibili dalle persone, luoghi salubri, luoghi dove si può utilizzare l'ingegneria naturalistica, quindi impatto ambientale zero e così via dicendo. Però per fare questo ci vuole la volontà politica, noi tecnici possiamo proporre, dare le idee, poi spetta ai politici raccogliere queste idee e farle proprie. Beh, è un input sicuramente anche per la regione, che sta pensando proprio in questi giorni, è stato presente qui l'assessore Bonavitacola, sta pensando a una variante al grande progetto Sarno, quindi un'idea sarebbe questa anche della realizzazione detta da tecnici, non detta da noi. Probabilmente la palla adesso passerà anche al commissario straordinario per il consorzio di bonifica, che vorrei raggiungere all'esterno ancora per chiudere questo appuntamento, tra l'altro molto interessante. Beh, siamo capitati proprio in una giornata di pioggia, approfittiamo di questa pausa quando però sul cantiere si lavora anche alacremente, come vi dicevano, siamo anche avanti rispetto al cronoprogramma. Ingegnere, innanzitutto, una bella squadra che lavora, che se ne dica della inutilità di un ente come il Consorzio di Bonifica, tecnici che sono al lavoro, ditte che prestano la loro opera anche per finire più in fretta, perché questi grandi progetti possano essere donati alla comunità e quindi risolvere uno dei problemi atavici, che è quello degli allagamenti. Ci sono anche delle soluzioni che potrebbero essere da voi come consorzio dirette alla Regione Campania per immaginare anche delle alternative a delle opere che probabilmente non verranno mai più realizzate. Certo, se chiamati dalla regione a rispondere su quelli che sono, noi siamo disponibili e presenti tutti i tavoli tecnici o di servizio per presentare le proposte non alternative, ma che siano di incentivo e di integrazione a quella che poi sarà la volontà regionale su quello che vuole fare, di rimodulare il grande progetto del fiume Sarno. Tornando invece a quello che è il consorzio, non è un ente, come si vede, inutile, è un ente pieno e ricco di professionalità, giovani, meno giovani, ma che sono importanti e che sono a disposizione del territorio e del comprensorio. Sono delle risorse. Sono delle risorse, sia gli operai, le risorse intellettuali fatte da ingegneri, agronomi, geometri, è tutta una struttura che, se messa in condizione, è quello che abbiamo cercato di fare in questi 8 mesi, può dare il meglio e può essere sfruttata a servizio dei cittadini e del comprensorio, come si vede in quest'opera, come si vede in altre opere a San Severino.
Camerino, a Sarno, a Nocera, e dove mo tutti vedono adesso i nostri operai al lavoro per la manutenzione di quelle che sono le nostre opere idrauliche presenti sul territorio. Posso citare Fosso Imperatore, possiamo citare le vasche che stiamo recuperando a Sarno, ripeto, a San Severino, domani si inizierà a Nocera per quanto riguarda alcune parti dell'Alvio Fiume, eccetera. Quindi siamo presenti. Io credo che i limiti finanziari ed economici, ripeto, del consorzio. Credo che questi siano segnali importanti, anche perché adesso non si può avere la scriminante dello scaricabarile, perché puntualmente da un ente la responsabilità venivano addossate a un'altra, alla fine ricadevano sempre sul consorzio di bonifica, considerato un po' Il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. Lo siamo ancora come vaso di coccio, perché le difficoltà, ripeto, finanziarie non ci consentono di andare oltre a quello che, perché avremmo la volontà e l'intenzione di fare molto, ma molto di più. Però non possiamo rimanere fermi, non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo comunque fare quello che siamo istituzionalmente destinati a fare, quello che spero che alcuni cittadini, tutti, apprezzino questa volontà, questa, posso dire, un nuovo passo dato al consorzio per integrarci e lavorare per il territorio. No, grazie, grazie davvero per averci ospitato qui e per aver mostrato soprattutto le immagini di un'opera importante nella zona pedemontana tra Sant'Egidio Montalbino e Pagani, un'opera che riguarderà anche il centro storico nel lotto A, il centro storico del comune di Sant'Egidio Montalbino, e speriamo che al più presto, si parla di marzo come termine limite, quest'opera potrà essere donata alla comunità dell'Agro Nocerino Sarnese, in particolare ai comuni di Pagani, Nocera Inferiore, Sant'Egidio del Montalbino. Grazie a voi, un saluto a voi da casa per averci seguito.